dirci cosa c'è di meglio di una dieta corretta e tanta attività fisica? Vi assicuro, sono tutto quello che serve per restare in forma. Ma quali sono i cibi migliori? Oggi vi parlerò dei benefici della frutta secca e in particolare delle mandorle. Le mandorle sono una bomba benefica per il corpo grazie all'ottima qualità dei loro grassi e dei loro nutrienti, che sono vitamina E, antiossidante che aiuta ad abbassare il colesterolo e combatte le malattie degenerative, vitamine del gruppo B come niacina, folati e riboflavina, sali minerali tra cui magnesio che aiuta l'attività metabolica e calcio essenziale per la salute di ossa e intestino. Inoltre le mandorle contengono praticamente zero zuccheri, sodio e colesterolo. Ma quante mandorle possiamo mangiare? Un pacchetto al giorno? Sicuramente va bene assumerle quotidianamente, dati i loro benefici, ma non proprio un pacchetto intero. Diciamo che la porzione consigliata è di circa 25-30 grammi tra le 20 e le 24 mandorle al giorno. Attenzione però, le mandorle fanno bene solo se integrate in uno stile alimentare sano. Rispettare la porzione di mandorle consigliata non basta, tutto il resto della dieta deve essere equilibrato. Bisognerebbe iniziare a mangiare bene il prima possibile nella vita, solo così diventerà un'abitudine sana senza sforzo. E quali alimenti non devono mai mancare nella dieta di noi donne over 40-50? Prima del cibo parliamo dell'acqua. Bisogna berne molta, visto che l'idratazione tende a ridursi con l'età a discapito di pelle e intestino. Poi è importante assumere vitamine e minerali da frutta e verdura e grassi sani da olio extravergine di oliva e dalle mandorle. Infine, è bene inserire nella nostra dieta proteine magre derivate da legumi, pesce, uova e carni bianche. Quali sono gli errori più comuni che noi donne commettiamo a tavola? Banalmente non mettersi a tavola. Mangiare in piedi, di fretta, saltando i pasti, spiluccando qua e là, non solo è scomodo e poco appagante, ma anche poco salutare. Questo tipo di situazione, alla fine, porta a buttarsi sul cibo calorico, fa ingrassare e aumenta il rischio di disturbi digestivi e intestinali. Lo so che incastrare tutti gli impegni e rispettare la tabella di marcia quotidiana non è facile, ma mangiare bene non è un optional. A rimetterci è la salute, il benessere psicofisico e l'energia per affrontare gli impegni al meglio. Noi donne abbiamo l'abitudine di metterci all'ultimo posto, ma non dobbiamo trascurare la salute. E dopo i 40 e i 50 ancora meno. Se siete d'accordo, mettete like e condividete questo video. Per vedere tanti altri video su alimentazione sana e salute naturale, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per sostenere la divulgazione, abbonatevi anche voi al canale più trendy e sano della rete. Vivi consapevole e vivi meglio!